Ciao a tutti signori, bentornati qui con me su Life is Strange 2 per questo nuovo episodio. Continuiamo la nostra avventura. Qui c'è la nostra amichetta che vuole uscire, l'abbiamo visto già alla fine dello scorso episodio. Esci, vai dove ti pare, caga, fai quel che devi. E c'è invece Daniel che un attimo dice che la vita è una merda qua, che So, vuole. what's going on? It doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Oh. Hey, cool down. It's gonna be okay. I know, but What did you pack in? What the f Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Your super strong big brother can help. awesome. Thanks, Sean. Well, looks like we're almost set. Where's Mushroom? È uscita. Still peeing, I guess? I'm gonna check what she's up to. Okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Va bene. Andiamo a riempire. Finestra rotta, qua abbiamo già visto tutto, qui ci sono i piatti sporchi, qua c'è il cessone, riempi le borracce. Che suono è? Che non c'è il rubinetto, perché c'è questo? Ok, va bene. E qui ok, qui non si può andare, qui prendo lo zaino, aggiungi le borracce. Ok, all done. Perfetto. Where the hell is he? Altre cose. Adesso andiamo a vedere. Altre cose da vedere, scopa. Questo qui abbiamo già visto tutto ieri. Daniel! Daniel! Oh! Hey, you out here? E che stai a scherzare? Ah, davvero non ci sono più. Se è uno scherzo, mi salo. Daniel! Where is he? Dove è andato? Oh, se si è cacciato nei guai mi incazzo tantissimo. No, se si è cacciato nei guai in realtà no, se è uno scherzo invece sì, un po' di più. Queste piccoline sono quelle di We have a funghetto. 2-day walk ahead of us. Better get going. È andato qua sopra, poi è tornato indietro perché c'era funghetto. No, si sono rincontrati e sono saliti qua. Se non vedi più niente, il tipo appunto è chiamato. Daniel? Where are you? Wait, what? What the fuck happened here? Bro. Ma che si è scherzato? That's not good. Si è fatta male. Funghetta, funghetto. Dà fastidio che il nome con un cane femmina. Si è fatto male il cane? Ma che cazzo stai a dire? Daniel? Merda, un puma? Oh shit. Daniel, do not move. It killed her! She was my friend! Calm down, okay? Listen. Leave me alone! No! Poi quando puoi usare. No, fra. Fatti avanti, non intervenire. No, fra, no. Cioè, che cazzo fai? No!
I'm so sorry. Ma no! Wouldn't have changed anything to kill it. I'm right here. It's all right. Ma raga! Ma ci sono rimasto di merda! Ma mi hanno ammazzato il cagnolino e la cagnolina! Era la cosa più bella che era successa fino adesso! Ma... Quel puma di merda! Porca puttana. Sì, sono intervenuto perché deve, un attimo, deve stare calmo lui. Perché non è che se ogni volta che parte un attimo il neurone, lui usa potere, fa devasti, esplode tutto, non si fa. Però, minchia. That's it. Rip. It's bullshit. You can't even bury her. Well, unless you want to say something. Goodbye, Mushroom. You were such a good puppy. I'll always remember. Running through the snow with you. And how you snuggled. And I'll never forget you. Never. Rip. Ripperotti. No, rip, no. No. Addio, grazie. E vabbè, rip. Non lo, mi dissocio. Thank you, Mushroom. For looking after us in these woods. You won't be forgotten. Sean, do you think she's up in heaven? Dei cani, sì. With Dad? No! No! Che cazzo di... No! Assolutamente... No, papà è all'inferno e lei non andrà mai da nessuna parte. Yeah. I'm sure he will look after. No, secondo me è nel paradiso dei cani, che è come quello del... di Scratch. Com'è che si chiama? Quello del... il... What about his allergies? Don't worry, Inanna. Il tipello di dell'era glaciale, che quando va nel suo paradiso ci sono ghiande ovunque. Sì, secondo me funziona così. È in un paradiso di salsicce e ossi. It's getting late. Ok. Wish we didn't have to go. I like having a house again. Come on. Let's hit the road. What about my traps? Should we leave them up? They'll protect the next runaways that stay here. I put both you in charge of the house, Mushroom. So long, my dudes. Hanno tradotto male, perché sì, hanno tradotto dobbiamo andare per forza, che sembra quasi che sia quasi una lagna con sempre queste domande. In realtà ha detto mi piacerebbe non dover andarmene, semplicemente.
Sa, arriveremo a Beaver Creek adesso, suppongo. Altissimi sti alberi, infiniti. Madonna, dormite lì, porca vacca. Beaver Creek. Welcomes you from 1881. Sono arrivati nel paese di Chris. Daniel. Vedi Reynolds, sono loro. Sono loro. When was that? I genitori born. Della madre. Che sono i vicini di Chris ed è per questo che erano nel loro giardino. Vedete che avevo ragione. Come here. Let me check you out. Claire likes everything super clean. Dad said she got pissed because he let me bring a snowball in the house. We don't want to look like total pigs. Salve. Buongiorno. Chissà che sorpresa, questi qua chi se l'aspetta? Chi se li aspetta? Ehi, è anche tardi, mi sa, è sera tardi, quindi non è proprio il massimo, però. Yes, we hear you. I'm sorry, we don't want any of... Hello, Claire. Sean? Oh my. Is that Daniel? What's going on out here? I heard... Look who's here! After all this time. Wh-
What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well, it's kind of a long story. Non è che lui... Poor thing. You know he's sick, right? Yeah, but... Okay, inside. Both of you. Quindi era lui, lei parlava di Daniel quando ha detto Chris che l'avrebbe aiutato a costruire la sua casa sull'albero. Dicevo, non è che Daniel non può, cioè tipo tossisce come a Max usciva il sangue dal naso perché usa troppo i suoi poteri, può darsi. Una casa decente, penso a te. Non la vedete da un po', eh? Hey, is it warm enough for you? Oh yeah. Feels nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine, but you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Steven, may I talk to you for a second? Cosa devo fare? Scusami. Cosa devo fare più di così? Che... Allora, bevanda calda. Oh, shit. I'm so hungry, my belly hurts. I remember that. Feel so awkward to be here. Sì, però insomma una casa decente. Voglio dire, amico mio. It's good to be inside. Finally. Fuck. Did I make a mistake coming here? Direi proprio di no, principalmente per Daniel, che adesso perlomeno si può riprendere al massimo. Non ho più niente da guardare, ragazzi. Dobbiamo aspettare e basta. Si sono preoccupati del fatto che loro sono accusati di omicidio e hanno paura che lui sia davvero colpevole. Dicono, sono preoccupati dal fatto che dorma vicino a loro nella loro casa. E lui ha detto, beh, chiediamogli che cosa è successo, vedremo che cosa fare. Are you all right, honey? Vi ho sentiti, non è che... I'm good. Well, Sean, do you want to talk about... The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide. Già. Now, precisamente. If you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? No. No. Seriously? You really think I killed that cop? No, don't get mad, Sean. We have to ask. We only know what we saw in the news. All I know is that he shot dead. And now he's gone. Oh, sweetie. We are so sorry for what happened to your father. But why did you run away if you're innocent? Didn't want Daniel to see Dad. Like that. I felt like I had to protect him. I understand, but... You know the police would separate us. Maybe forever. Beh sì, questo è vero. Daniel would end up in foster. Sì, effettivamente questo sì, questo è vero. You can't be sure, Sean. Sì. Anyway, proprio per questo lui è scappato, proprio perché non poteva essere sicuro. Questo effettivamente a questo non avevo pensato. I hate to think what could have happened to both of you.
però. You need to think of long-term solutions now. I tried. Carpe diem. I swear. Mi sei. But I can't do everything. So, what are your plans? Vi ammazzo e vi fotto casa. Bam! No, ci sto pensando, non è che vogliamo andare in Messico. I'm trying to figure it out. I just aspetta un momento. Daniel. Wait for him to get better. Before we take the road again. How can you look out for your brother if you're both running from the police? You two are gonna stay with us. Oh, Stephen. Maybe we should... After your mother left, your dad never really wanted us in your life. I can't blame him. But you're still part of our family, and we want to prove it, okay? Ah, all'inizio sembrava lo stronzo, poi alla fine in realtà è lui che... è lui il gentiluomo. Seriously? That's... really nice, Stephen. Thank you. Okay, but we have to lay down the rules of the house. No mess, no noise. Regole proprio la, The biggest rule is keep your heads low around here. Beaver Creek is small. La, il titolo giusto per questo episodio. Nosy. We can stay? Serious? Awesome! Ooh, Sean! Guess what? There's a huge model train upstairs. Hey, you're supposed to be resting, young man. Yeah, yes he is. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel's better. We'll see what happens next. So, I bet you're hungry. Let me fix you something. Molto. Vabbè, win-win per noi, alla fine. A parte il fatto che appunto lui userà i suoi poteri con Chris, quindi lui comunque Chris saprà dei suoi poteri comunque, perciò. Dovremmo un attimo vedere come gestire la situazione, però di base... How do you feel? Da Dio per ora. Superwolf? Way better. It's nice and warm in here. And the food? Yum. Yeah. Quindi era davvero solamente un raffreddore, tipo. Feeling better? You look cozy. Yeah. I love that bed. Thanks, Grandma. Good. Your temperature is down. I'm way better now. You still need to take it easy. How about if we say a little prayer and give thanks? It's like a bedtime story, right? Well, this is a bit like this, yes. Except the story comes from up there. The ceiling. So are we ready to pray? Just follow my lead. Sure. We need all the help we can get. Can you ask the blessed dad? And Sean. And Mushroom. And you and Grandpa. And, everybody else. Oh my, you are so sweet. Thank you, Lord, for bringing Sean and Daniel safe and sound into our house. Take care of Esteban and, Mushroom. Please, give us the strength to get over the hardships of the past and the trials yet to come. Amen. 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 Okay. It's bedtime. Try to get some rest. You still need it. And no roughhousing in here. No worries. We're too tired. Good night. Oh, and thanks again. Good night, Grandma.
Gentili, più del previsto. Non me l'aspettavo in realtà. Posso essere sincero, non me l'aspettavo per niente che sarebbero stati così gentili. Andata bene. In realtà sì, in parte sì, perché abbiamo visto con Chris, però. And the bathroom. I hear that. Plus you don't smell anymore. Whatever. Well, Claire seems pretty caring and nice. Yeah. I guess Steven is too. I hope we'll be fine here. I think so. And the more important thing is you'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we check it out tomorrow? Ma loro... Maybe find some of her stuff? Allora, mamma, sì. Why would you want to do that? I just don't know anything about her. Dov'è lei? Daniel, I understand. È partita, però. Magari sarebbe il caso di... Focus on where we are now. No, di ribeccare 1-0. Mom left us. Scusa. She made her choice. Effettivamente. We gotta make ours. And we can't keep going back. You know what I mean? Sì, ci sta, no, va bene. Yeah. Sì, va bene. I guess. Hey, man. Se avesse detto Amen. So amen. Your... hey, well, man. You know. I was wondering, how do you do it? Una bella domanda, fratmo. I don't know. I concentrate and it just happens. Wait, does it hurt? Nah. It's kind of itchy though. And exhausting. Sorry. Anyway. Remember the rules, right? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and everything should be fine. Sleep tight, little cub. È andata molto meglio del previsto, siamo a posto, poi sicuramente succederà un casino, però di base è andata molto meglio del previsto. Beaver Creek, Oregon, una settimana dopo. È già sceso il bomberone. Facciamo un giro, va? I could sleep all day long in this bed. That's a cool memento of our secret cabin in the woods. Abbiamo pareggiato, poi alla fine gli ho disegnato il lupo sul coso, ma in realtà abbiamo pareggiato. Vestiti. Che cazzo sta succedendo là? È un circo. Dai, ce l'abbiamo noi, abbiamo il pigiama, una cosa e l'altra, usciamo. Sean! Sean, are you awake? I'm glad they get along so good. Ten. Ok! Un treno incredibile! È gigantesco! Better not sneak in. They won't like it. Sì, infatti. Cos'è questo, il bagno? It's been locked ever since we got here. Slow the engine. And I kinda don't give a fuck. I kinda don't give a fuck. Fuck. I broke this thing like 10 years ago. Questa porta qui. Cos'è la stanza di Claire? No, non lo so. Non di Claire, di Karen, la mamma. Non so, eh? Mi puzza.
Sento puzza. How did we survive for weeks out there with no okay. Hope I'll never have to hold on to a bar to take a shit. They have so many pills and stuff to take. Sucks to it's crazy how everything is neat and tidy here. Un sacco di frasi, un sacco di frasi che in italiano non dico niente, trovo che in inglese siano estremamente comiche, tipo questa qua che ha detto adesso mi ha fatto spaccare. Ha fatto, anche se anche in italiano fa abbastanza ridere, ma in inglese di più. Sì, arrivo, non facciamo aspettare come abbiamo fatto con Chris. Merry Chris. Mas facciamo colazione. Bella comunque sta casa, cioè comunque Daniel, tutto rispetto, stupissima. Più bella di quella di Chris. Grandpa, show me a pop star. Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. I love how they're getting along. Sì, comunque ho dormito poco stanotte, se vi state chiedendo perché sono tutto il tempo a sbadigliare. No, sanno in realtà, semplicemente ho dormito poco. Ti servo aiuto? Cosa c'è sul menu? Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. But thanks for the offer. All right, all right. Are you boys done playing? We had an express delivery with the passengers. But the engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, Chief. Choo choo. Oh, sugar. He can fix his trains, but not my kitchen. Ma ha staccato la maniglia. Ha strappato da un cassetto la maniglia. Did I make enough? Everything's okay? Addio. It's great. As usual. You're the waffles best cook ever. E uovo. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. Per forza, stiamo campeggiando. Siamo in campeggio da una vita. Mi manca Seattle, è bello qui. Yeah. It's nice to be far away from everything. No, non è vero. Cioè, in realtà avrei fatto. Mi manca Seattle, però vabbè, diciamo così perché. It feels safe. Facciamo i carini. Unlike the big city. I get it. I like it. It's cool here. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. Per forza c'è Grace. Like to Charles next door. He lost his wife and things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Ooh, cool. Oh, amichetto. Poi Chris è un bomber, cioè proprio next level. Vabbè, veramente, Chris è top top proprio, una cosa fuori dal comune. Basta, bro! Stop it, you crazy? Hey, what's going on back there? Nothing. Ma è completamente rincoglionito. Steven was a fast eater. Hey, grandma. Questo è scemo. I wanted to ask you. È scemo. About that locked room upstairs. Ma ti sembra il caso? I told you there is nothing to see in it, Daniel. Sì, sì. Why were you in it this morning then? Basta. Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore. Ma non okay? Rompere i coglioni, stiamo qua, non rompere le palle, dormi, fai le tue cose. Daniel, language. Why don't you go explore outside? Vai fuori, sure bravo, like guardalo male, better. Che scemo questo qua, è completamente impazzito. I'll wait for Sean, and then we'll go. We won't be loud. È completamente impazzito. Stay in the back, ok? Perché? Esplode tutto. Ah, perché ci siamo ricercati. No, no, no.
Maybe you should tell him that it was Karen's room. And maybe you should tell him to watch his mouth. È abbastanza palese. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Why lock it then? It feels like you're hiding something. There's no secret. We però chiudi la porta. Move on with our lives, Sean. Ma sta donna. So nobody goes in the room, okay? Ha abbandonato tutti, cioè se ne andate a fanculo. Vabbè, beh, scialla. La mamma mi ha contattato, tanto a me non interessa. Did mom ever contact you? She only talked to dad a few times. Then she was gone. Yes, she was. You know, Sean, I don't really want to talk about this anymore. It's over. Anyway, you have to respect my rules under my roof. Okay? Calmati, sì. Of course. Always. Sì, quindi questa qua praticamente ha preso e se n'è andata. Cioè proprio dice, ma sì, adesso sapete cosa? Ah, vaffanculo. Preso e se n'è andata. Questo è quello che è successo. There's da quello che ho capito. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Steven has the key. Tiny old freak. Thank you. Quindi, quella lì è la camera di nostra madre. Karen. Bene. Ora cosa dobbiamo fare? Chiedo a Steven di darti la chiave del capanno. Signori, io direi che possiamo salutarci qui per oggi. Che comunque abbiamo fatto un po' di roba. Rip Funghetto, è stato veramente devastante. È stata annichilita da un Daniel's puma. Va bene così. E siamo qui però, se è da Dio. Cioè nel senso, casa, stiamo benissimo, tutti convinti, tutti carichi, a posto, safe and sound. L'unico problema adesso è che Daniel è completamente rincoglionito, fuori di testa, veramente. Cioè, cosa fai, roteare i piatti? Che cazzo fai? Ma sei impazzito. La regola, non farti figo, evita di fare usare i piatti. Mentre una, cioè proprio come fai il bambino scemo a scuola che quando l'insegnante si gira lancia le cose. Un rincoglionito di merda, praticamente. Proprio scemo nella testa. E al di là di questo, comunque no, tutto a posto, insomma, adesso vedremo di conoscere a breve Chris, suppongo, e anche perché Daniel è interessato a conoscerlo, visto che ha la sua età. E niente, signori, ci becchiamo nel prossimo incredibile episodio. Bella.